Poniamo su cose che ho accennato e in teoria, ripeto, in teoria lo studente sta studiando su un libro o sugli appunti dell'anno scorso, sta cercando di studiare autonomamente. Ho già accennato alcune volte, ma vorrei dire qualche parola sul comportamento dei conduttori nell'elettrostatica. Quindi sono cose molto semplici, però che voglio poter dire con voglio poter chiedere a un orale con la coscienza a posto, cioè lo studente dovrebbe sapere alcune cose dei conduttori elettrostatici. Quindi la parola chiave qua è elettrostatica. Quando dico questo, intendo dire che dobbiamo immaginare che le cariche ormai non si muovono più, sono arrivate a destinazione, le cariche sorgenti si intende. Le cariche sorgenti, cioè quelle che creano il campo elettrico, sono fermi, non si stanno muovendo più. E quindi due parole su cosa succede in un conduttore. Allora, immaginate per esempio che questo sia un pezzo di materiale ohmico, ma con una ottima, con una alta conducibilità, un pezzo di rame. Allora, i commenti che vanno dette sono queste, le cose che vanno registrate nella nostra mente. È che la superficie e l'interno del metallo, questo è chiaro, tutti i punti del conduttore V è uguale a una costante. Potenziale elettrostatico di un pezzo di metallo, di un conduttore, in elettrostatica avranno tutti esattamente lo stesso valore di potenziale elettrostatico. In particolare, quindi, voi vedete che la superficie, avendo lo stesso valore, chiamiamolo, non so, V0, uguale V0. In particolare la superficie di un conduttore sono punti del metallo. Allora, cosa sapete? Che il campo elettrico è in elettrostatica e meno il gradiente di V. Quindi quello che succede è che la superficie di un pezzo di conduttore è una superficie ecopotenziale e quindi il campo elettrico, che è il gradiente di V cambiato di segno, è localmente, in questo punto per esempio, il campo elettrico è a 90, è ortogonale alla superficie. Cioè, se voi pensate a un piano che è tangente alla superficie, ovviamente qua questa è l'intersezione di un oggetto tridimensionale con la lavagna, quindi questa retta tangente alla curva dovete immaginare come un piano tangente alla superficie. Cioè qua avete una superficie che può essere più o meno tondeggiante e dovete immaginare in un punto che sta su questa superficie, immaginate il piano tangente, ok? Il campo elettrico in quel punto è perpendicolare al piano tangente. Quindi dovete, in questa rappresentazione bidimensionale, in ogni punto pensare appunto al piano tangente e dovete pensare alla direzione ortogonale. È il vecchio discorso che il campo elettrico è il gradiente cambiato di segno. Quindi questi, la superficie del metallo, anche l'interno, la superficie in particolare, da dove si passa dal metallo a fuori, dovete pensarlo come una curva di livello e il campo elettrico è perpendicolare alla curva di livello, d'accordo? Quindi localmente il campo elettrico è a 90 gradi, d'accordo? Allora, voi dovete immaginare adesso dove, se questo oggetto è a un potenziale elettrostatico, e c'è un, per esempio, un valore positivo, e per esempio all'infinito, che mettiamo per esempio all'infinito, mettiamo uguale a zero il potenziale, è una scelta tipica quando la distribuzione di carica è richiudibile in una scatola, potete mettere il potenziale all'infinito uguale a zero. Allora, evidentemente qua, su questo conduttore ci sono delle cariche. Dove stanno le cariche?
Allora, le cariche devono essere sulla superficie, non possono essere nell'interno del metallo. Perché? Perché stiamo dicendo le cariche devono essere distribuite sulla superficie. Non è detto che la densità di come queste cariche sono distribuite, cioè se io chiamo con sigma la densità superficiale, cioè quante cariche per centimetro quadro, metro quadro, non è detto che sia uniforme. Però è in superficie, non ci sono cariche interne. Come facciamo ad arrivare a questa intuizione? Mettiamola così, in maniera molto semplice. Se ci fossero delle cariche interne, andiamo per ordine. Allora, il fatto che tutti i punti del conduttore hanno lo stesso potenziale mi sta dicendo che all'interno del conduttore non c'è un campo elettrico, perché se non c'è un gradiente non c'è un campo elettrico. Il fatto che tutti i punti del conduttore, ormai posso cancellare questa scritta che mi impedisce di fare il disegno, se in questo punto e in questo punto all'interno del rame ci fossero due valori diversi di potenziale elettrostatico, ci sarebbe quindi una differenza di energia di potenziale elettrostatico, ci sarebbe un campo elettrico. E se ci fosse un campo elettrico tra questi due punti, se questo punto qua lo chiamiamo, che so, il punto A e il punto B, se ci fosse una differenza di potenziale tra i due, ci sarebbe un campo elettrico, quindi ci sarebbe ovviamente un gradiente, quindi un campo elettrico. E se c'è un campo elettrico, c'è una densità di corrente. Perché i materiali ohmici, quando avete un campo elettrico, i portatori di carica liberi, che il metallo ci sono tanti, no? Molti elettroni, per esempio nel rame, circa un elettrone per atomo di rame, non è particolarmente legato a quell'atomo, quindi è abbastanza facilmente si sposta all'interno del metallo. Quindi se c'è un campo elettrico tra qua e qua, quell'elettrone comincerà a muoversi generando una corrente. Si muove per l'appunto, ma questo è contro l'ipotesi che le cariche erano ferme. Ok? Quindi se inizialmente ci sia una differenza di potenziale, subito le cariche cominceranno a muoversi e continueranno a farlo finché non si muovono più, si è in condizione elettrostatica, e proprio in condizione elettrostatica i due punti avranno assunto lo stesso valore di potenziale. Questo movimento di carica avviene molto rapidamente, ovviamente più grande l'oggetto più tempo impiega, si misura probabilmente in picosecondi, se l'oggetto è grande magari si misura in nanosecondi, ma avviene molto rapidamente. Cioè, se questo è un pezzo di rame e voi avvicinate, questo è il vostro pezzo di rame, e voi avvicinate questo qualcosa, una sfera che, dove c'è della carica, e la toccate, la carica si distribuisce molto rapidamente in tempi per l'appunto misurabili, per esempio in picosecondi, fino a quando il campo elettrico all'interno del rame si è completamente azzerato. Perché? Perché se ci fosse un campo elettrico si muoverebbe. Dire che non c'è un campo elettrico qua dentro equivale a dire che questo punto e questo punto hanno lo stesso valore di potenziale. Hanno lo stesso valore di potenziale elettrostatico. Cioè, quindi il pezzo di metallo è equipotenziale. D'accordo? Non ci possono essere campi elettrici all'interno. Ma dov'è allora? Allora cerchiamo di convincerci che legame c'è tra questo campo elettrico qua e la densità di carica che è in questa zona della... Cioè, come faccio a conoscere il valore, la direzione del campo elettrico? Abbiamo capito, è sempre 90 gradi rispetto alla superficie, sempre 90 gradi. Se questo l'abbiamo capito, perché è una superficie equipotenziale, e quindi sapete che il campo elettrico è perpendicolare alle linee di livello. Ma qual è il modulo del campo elettrico? Il modulo qua è uguale al valore qua? È uguale al valore qua? Allora uno usa la legge di Gauss per arrivare a questa conclusione. Immaginate che questo sia il vostro pezzo di rame e voi guardate questa zona qua con una lente di ingrandimento. In questa zona qua, visto da vicino, è abbastanza simile a un piano, ma non è un piano. Quando siete molto vicini, questo è un punto vicino, questo è un punto vicino alla superficie, siete qua e la superficie è molto grande.
usiamo, qual è il campo elettrico in questo punto? In un punto che è vicino alla superficie. Dovete pensare che state guardando con un lente di ingrandimento. Allora, voi immaginate che proprio perché questo è abbastanza pianeggiante, è l'approssimazione che è quasi un piano migliore più questo punto è vicino alla superficie. Allora, immaginate che alcuni punti abbastanza vicini tra di loro, in questo lato, cosa vuol dire vicino, eh? Cosa vuol dire vicino? Misurando in unità di cosa? Questa zona qua, per esempio, ha un certo raggio di curvatura, questo tratto della superficie. Qua il raggio di curvatura è grande, potete immaginare la superficie anche magari con delle forme ancora più sensuali. Questa zona qua ha un raggio di curvatura che è così, no? Questo ha un raggio di curvatura che è un po' più grande, questo ha un raggio di curvatura che è molto grande, cioè dovete immaginare qual è il raggio del cerchio che meglio descrive questa zona della superficie. Allora, cosa è vicino? Vicino, questo punto è considerato vicino se la distanza D è molto più piccola del raggio di curvatura di questa zona del pezzo di metallo, d'accordo? Noi siamo vicini alla superficie terrestre, io di certo lo sono, no? Perché la mia distanza dalla superficie, quella distanza là è molto piccola rispetto al raggio della Terra. Okay? Quindi per me la superficie della Terra sembra piatta, sono banalità. Allora, nell'approssimazione che io sono vicino, considerate dei punti che non sono lontani nel senso orizzontale, no, lontani in che senso? Cercate di capire. E mi costruisco una superficie di Gauss, per esempio una latina di Coca-Cola, la mia solita latina di Coca-Cola. Prendo la latina e la dispongo così. Quindi dispongo la latina perpendicolarmente al piano tangente alla superficie, in quella zona del metallo che sto considerando. Vi dovrebbe sembrare familiare questo ragionamento. Tutti i punti su questa faccia della latina hanno la stessa distanza, perché la superficie è praticamente piatta, cioè dovete in realtà pensare che la superficie è così, ma stiamo facendo l'approssimazione che è piatta. E l'approssimazione è migliore più il punto è vicino alla superficie, più questo tappo della latina è vicino alla superficie, più posso pensare che i punti del tappo hanno più o meno la stessa distanza. Ma cosa sappiamo? Che qua dentro, questi punti qua, il campo elettrico è zero, i punti all'interno del rame, il campo elettrico è zero. L'abbiamo appena detto, che qua dentro il campo elettrico deve essere zero. Perché è l'unico modo per assicurarmi che tutti i punti del rame stiano allo stesso potenziale elettrostatico. Quindi stiamo immaginando che le cariche si sono distribuite sul metallo, E dove sono? Sono sulla superficie e quindi stiamo cercando di capire com'è. Abbiamo capito che la direzione del campo elettrico sarà così, almeno per punti che sono vicini, di nuovo questo deve essere chiaro. È chiaro che se io zoomo qua, il campo elettrico, la linea di campo elettrico esce a 90 gradi, ma potrebbe poi incurvarsi e andare chissà quale altra direzione, perché da qualche altra parte c'è un'altra carica o qualcosa del genere, ma localmente la linea di campo sta partendo a 90 gradi. Quindi quando sono vicino alla superficie, le linee di campo sembrano essere delle linee, che non potrei dire, perpendicolari o paralleli. Poi divergeranno, l'abbiamo capito questo, che non sono a rigore paralleli. Abbiamo capito che la superficie non è piatta. Questa è un'approssimazione che vale più mi avvicino alla superficie. Quindi più mi avvicino alla superficie, più il campo elettrico è a 90 gradi al tappo della latina di Coca-Cola. Quindi il flusso attraverso questo elemento di aria della latina, cambiamo il colore del gesso, quindi il rosso rappresenta l'elemento di aria, questo è un elemento di aria della latina, ecco il vettore aria, questo è un elemento di aria della latina, ecco l'elemento di aria. Okay. Quindi vedete che le linee di campo, quando sono molto vicino alla superficie, tenderanno a uscire perpendicolari, quindi non faranno un flusso attraverso la parte cilindrica del tappo, ma la fanno solo attraverso il tappo per l'appunto.
Però questa parte della tina non fa flusso, perché qua dentro non c'è campo elettrico, quindi avrò il flusso solo, il flusso del campo elettrico verrà solo dal contributo, dal tappo che è esterno al rame. Che colore posso usare? Facciamo giallo. Questa è l'unica parte della lattina Coca-Cola dove avrò un flusso del campo elettrico. Quindi il flusso del campo elettrico. Quale campo elettrico? Quello per una superficie, per una superficie di Gauss, una lattina con tappo esterno molto vicino alla superficie, e ovviamente l'estensione del tappo, il diametro del tappo deve essere molto piccolo rispetto al raggio di curvatura della superficie, non volete mica avere una superficie che è così. Certo, scegliete un tappo per un punto molto vicino, ma la fate una lattina gigantesca, è ovvio che questi punti qua non sono più vicini. Dovete pensare, questa è una lattina sufficientemente piccola. Una lattina sufficientemente piccola, sufficientemente con quale criterio? Confrontandovi con il raggio di curvatura. Cosa dice la legge di Gauss? La legge di Gauss. Ovviamente il flusso dal punto di vista matematico è dato solo da questo tappo. Quindi abbiamo solo il tappo esterno. Contributo viene solo dal tappo esterno, perché la parte cilindrica esterna è zero, perché il campo elettrico è circa perpendicolare alla superficie. Poi ovviamente avete la parte cilindrica e è il tappo interno, e questi sono zero perché internamente il campo elettrico non c'è, quindi rimane solo il contributo del tappo esterno. Questa è la valutazione matematica del flusso del campo elettrico. Ma cosa dice la legge di Gauss in elettrostatica? Che il flusso del campo elettrico è uguale a 1 su epsilon 0 della carica interna alla superficie. Ma la carica interna dov'è? La carica interna, facciamo un qualche altro colore, magari in blu, la carica interna è la quantità di carica che è qui. Okay. La carica è sulla superficie, non è interna. E quindi qual è questa carica qua? Quanta è la carica interna? Dove la scrivo? Scrivo qua. La carica interna è uguale a, siccome questa è una carica superficiale, deve essere chiaro cosa intendo per superficiale. In realtà, quando poi uno fa l'analisi, fa la fisica dello stato solido e studia come si comportano gli elettroni in un conduttore, un pezzo di rame, e usa la meccanica quantistica, scopre che la carica si trova in realtà in uno o due, in uno spessore che ricerca uno o due atomi. Quindi non è proprio una superficie matematica, però è una zona del rame molto sottile, circa uno o due diametri atomici. Quindi questa carica è distribuita, usiamo il concetto di sigma, che è la carica al metro quadro. E qual è la carica interna? La carica interna è il valore di sigma in questa zona del rame, moltiplicato per l'area della lattina di Coca-Cola. Quindi se io chiamo A l'area della lattina del tappo della Coca-Cola, questo è sigma per A. Ok? Deve essere chiaro che il valore di sigma dipenderà da dove siete. Il valore di sigma qua potrebbe essere diverso da qua, potrebbe essere diverso da qua. Cioè quanti coulomb al metro quadro sono in questa zona del rame o in questa potrebbe variare.
Quindi questo è il valore locale, questo è il valore locale, locale nel senso di quella zona del rame che è di fronte al punto matematico che vi interessa, perché noi stiamo cercando di dire quant'è il campo elettrico in questo punto, e in quel punto dovete prendere la densità di carica che è sul rame di fronte a quel punto. D'accordo? Quindi questo è il valore di fronte a questo punto, è il valore locale, sì. Quindi questo qui, questo è uguale 1 su epsilon 0 per il sigma locale per A, d'accordo? Rimane da dire cos'è questo? Cos'è quello? Nell'ipotesi che l'antile Coca-Cola sia piccola, allora il campo elettrico in questo punto del tappo, in questo punto del tappo, in questo punto avranno lo stesso modulo circa e avranno la stessa direzione. Quindi questo valore qui, cos'è? Questo valore qua è il valore del campo elettrico in questo punto che mi interessa, che è condiviso il valore del campo elettrico uguale a tutti, in tutti i punti della latina, a patto che la latina sia piccola, a patto che la latina sia piccola, tutti i punti della latina condividono lo stesso valore di campo elettrico. Quindi il campo elettrico esce dalla fuori dell'integrale e quindi ho il campo elettrico nel punto che mi interessa, nel punto che chiamiamo, nel punto P, questo è il punto P, moltiplicato per l'area del tappo. Quindi ecco che abbiamo l'eguaglianza che il campo elettrico nel punto P, che è uguale tra l'altro al campo elettrico in tutti i punti del tappo, il flusso del campo elettrico del tappo è il valore del campo elettrico in tutti che mi interessa, moltiplicato per l'area del tappo che circonda quel punto, e questo per la legge Gauss è 1 su epsilon 0 per la sigma locale per l'area del tappo. Quindi vedete che l'area del tappo appare a sinistra come anche a destra. Quindi concludiamo, riscrivo la formula: il campo elettrico nel punto P moltiplicato per l'area è uguale a 1 su epsilon 0 per la sigma locale, cioè quel valore del campo elettrico in punti, il valore della densità di carica in punti sul rame proprio sotto il punto P, moltiplicato per A. Ovviamente la A si divide e quindi ecco che avete una relazione molto importante. Quindi il campo elettrico in un punto vicino è uguale a 1 su epsilon 0, il valore della sigma, il valore della densità di carica sul rame proprio sotto il vostro punto che avete scelto. Quindi se questo è di nuovo per l'ennesima volta il pezzo di rame, qual è il campo elettrico in questo punto? Sicuramente è a 90 gradi, d'accordo? Ma il suo modulo dipende da qual è la densità di carica in questo punto. In questo punto avrà la densità di carica, sarà qualcosa altro, magari in teoria. Quindi il campo elettrico in questo punto sarà diverso da questo, sia come direzione, sia come modulo. Ok, questo è molto importante. E mi sta dicendo che il campo elettrico per un punto vicino alla superficie sarà più grande più carica c'è al metro quadro. Quindi quando ho una alta densità di carica avrò un campo elettrico alto, quando avrò una bassa densità di carica avrò un campo elettrico basso. Allora, facciamo qualche considerazione pratica. Questo è un modellino. Immaginate una sfera di rame e un'altra sfera di rame a una certa distanza, collegati da un filo di rame. Quindi è tutto metallo questo. Quindi dovete immaginare questo proprio come un filo. Lo disegno col suo spessore così vi è chiaro che non è una linea matematica, ma proprio un pezzo di rame. Chiamiamo questo la sfera, che so, questa la chiamiamo R2, sfera 2, questa sfera 1. Quindi uno a raggio R1 e l'altro a raggio R2. E immaginate che siano collegati quindi da un filo di rame. E immaginate che io ho messo delle cariche, ho messo una carica, mi sono avvicinato, ecco il mio bastone isolante, ho una sfera
che è stata strofinata con un pelo di gatto o con un qualcosa. Quindi questo bastone è carico, lo so perché riesco a sollevare fuori di carta, a deflettere un elettroscopio, riesco a fare tante cose. E tocco o comunque induco della carica, non devo necessariamente toccarlo, no? Perché ci sono vari trucchi. Potrei avvicinarmi e poi col dito, che io ho la mano spesso sudaticcia, e mi metto, non con scarpe di gomma, ma mi metto a terra, sono a terra, quindi questo lo avvicino senza toccare e poi tocco il rame col dito qua, allontano quindi la mano e avrò caricato questo, lo sapete, no? Quindi immaginate che ho messo della carica su questo pezzo di metallo. Quindi quel metallo, quando ormai la carica si è distribuita in maniera molto rapidamente, si è distribuita in modo da non muoversi più, quindi siamo in condizione di elettrostatica, quel pezzo di metallo ha un potenziale elettrostatico unico. Quindi su questa sfera ci sarà parte della carica che ho messo della carica qua. Un po' si è distribuita qui e un po' si è distribuita qua. Ignorate il filo c'è per garantire che c'è un contatto elettrico tra le sfere, ma io sto immaginando che il filo ha solo questo ruolo qua, quindi la carica si è distribuita qua e qua. Qual è il potenziale statico di una sfera? Per i punti della sfera, attenzione, tutti i punti della sfera, sia la superficie che all'interno, hanno lo stesso potenziale, perché ormai le cariche non si muovono più. Qual è il potenziale elettrostatico di una sfera, di un punto della sfera? Quindi della sfera 2, quindi punti della sfera 2, cos'è? È uguale alla carica che c'è sulla sfera 2, diviso, vabbè, siamo nel solito sistema internazionale, dove dobbiamo usare questo benedetto epsilon 0. Questo è il potenziale elettrostatico di una sfera su cui c'è una carica Q2. D'accordo? Ovviamente sto dicendo che il potenziale all'infinito è uguale a zero. Questa è la tipica scelta, lo ridico di nuovo, questa è la tipica scelta che si fa quando le vostre cariche sono rinchiudibili in una scatola di una dimensione finita. Qual è il potenziale di una, ecco l'altra sfera, e sto dicendo che hanno lo stesso potenziale, devono avere esattamente lo stesso potenziale. Questo qua deve essere uguale a Q1 diviso 4 pi greco epsilon 0 R1. Perché hanno lo stesso potenziale? Perché sono in contatto elettrico, condividono lo stesso potenziale elettrostatico, perché questo pezzo di metallo è fatto di due sfere di metallo con un filo di rame che li sta tenendo allo stesso potenziale elettrostatico. Quindi lo stesso potenziale elettrostatico. Ovviamente questo non ha nessuna importanza. D'accordo. E concludete già una cosa interessante. Vedete che questo mi dice una cosa interessante, che chiaramente se la sfera grande ha una certa carica, la sfera piccola deve avere una carica più piccola, in modo che i rapporti siano uguali, no? E vedete che fate Q2 diviso Q1, no? È uguale a R2 diviso R1, e questo torna con l'intuito, la sfera più grande ha più carica, ma la densità di carica è una cosa diversa, quella che entra nella formula che ho, mannaggia me, che ho cancellato. Questo è la vostra, questo oggetto qui, sigma, ha le dimensioni di una carica diviso una lunghezza quadro, è una carica al metro quadro, no? D'accordo? Allora, com'è la carica al metro quadro sulle due sfere? Questo mi sta dicendo che la sfera grande
ha più carica complessivamente rispetto alla sfera piccola. Ma com'è distribuita la carica? Allora, ho scelto delle sfere perché potete immaginare che la carica si distribuirà per simmetria, si distribuirà in maniera uniforme sulle due sfere, cioè la carica 2 sarà distribuita uniformemente perché questa è una sfera e questa pure è una sfera, ma è distante. Quindi quando sono vicini potete immaginare che magari le cariche si interferiscono tra di loro e non è proprio distribuita uniformemente, perché se qua fossero delle cariche positive, se io avessi caricato positivamente questo pezzo di rame, avere una sfera qua e una sfera qua collegate così, la carica positiva qua si avrebbero cercato di scappare e allontanarsi il più possibile. Quindi è abbastanza ragionevole che non avrei cariche positive qua di ripetere, scapperebbero via, cercherebbero di allontanarsi il più possibile, quindi la distribuzione non sarebbe uniforme se fossero troppo vicine le sfere, per quello le allontanate, per poter fare un semplice ragionamento. Le tengo lontane in modo che la carica che è qua riesca a distribuirsi il più uniformemente possibile. Facciamo questa ipotesi, distribuisce uniformemente qua e anche la carica Q1 è distribuita uniformemente. Quindi qual è la sigma? Qual è la sigma? Cos'è la sigma? La sigma è la carica per area. Dov'è la carica? La carica è sulla superficie. Quindi qual è l'area, la superficie di una sfera? Questa è la carica 2, la distribuzione 2, la distribuzione superficiale della carica sulla sfera 2 è uguale alla carica che è sulla sfera 2 diviso la superficie su cui riesce a distribuirsi. E stiamo facendo l'ipotesi che lo faccia in maniera uniforme, perché questa è lontana e non sta interferendo alla loro distribuzione, e sarà uniforme perché è una sfera, è il modo più logico in cui lo faranno. C'è nessun motivo per cui la carica su una sfera si vede solo da un lato. Quindi qual è la superficie di una sfera? È 4 pi greco. Cos'è la superficie di una sfera? 4 pi greco r 2 al quadrato. Qual è la densità di carica qua? Per lo stesso ragionamento, la densità di carica sulla sfera 1 è la carica sulla sfera 1 diviso ovviamente la superficie della sfera 1. Ok? Quindi ovviamente qua, perché l'ho scritto così, avrei dovuto scrivere, siccome appare così, perdonatemi, riprendo questo e lo scrivo usando questa informazione. Quindi Q2 cos'è? Q2 è la densità superficiale della 2 moltiplicato per la superficie della 2, quindi 4 pi greco r2 al quadrato diviso sigma 1. Cos'è la Q1? È la sigma 1 per la superficie della sfera 1, quindi è questo. E questo, per il fatto che sono equipotenziali, mi viene questa condizione, d'accordo? Quindi questa condizione è questa. Questa mi va qua e quindi questo diventa questo. Ok? Ho riscritto questo. Cos'è questa condizione? È la condizione di equipotenzialità. La condizione di equipotenzialità con cos'è una scritta in termini di densità di carica, non più di carica complessiva, ma in termini di densità di carica, è questa. Guardatela, è carino quello che succede. Cosa succede? Ovviamente il 4 pi greco non ha nessuna importanza, quindi avete sigma 2 diviso sigma 1. Vedete, l'R2 va sotto e si mangia questo. Se volete potete far così, quindi, e questo diventerebbe quindi 1, quindi questo è uguale. Cosa concludete? Quale sfera ha la densità di carica maggiore tra le due? Quella più piccola! La sfera piccola ha meno carica complessivamente, ma la densità di carica è maggiore. La densità di carica è maggiore.
Quindi questo schema qua è una specie di modello di una situazione reale che potrebbe essere questo. Immaginate un pezzo di rame che abbia una forma così, tipo una sfera con un naso. Quando voi mettete una quantità di carica qua, mettete una certa quantità di carica su questa cosa, ecco la vostra, no? Depositate una certa quantità di, come si distribuisce? Non si distribuisce in maniera uniforme, perché non è una sfera. Dove sarà, in quale zona della superficie la densità di carica sarà maggiore? La densità da carica maggiore è qua, sulla sfera piccola. Quindi la densità di carica maggiore è qui. E quindi il campo elettrico, dov'è il campo elettrico più intenso? Torniamo al nostro modellino. Dov'è che il campo elettrico più intenso? Localmente, cioè in un punto molto vicino alla superficie. Questo punto qua. E in questo punto qua. In punti molto vicini alla superficie. Quale di questi due punti? Questo punto o questo punto il campo elettrico più intenso? È più intenso qui! Perché? Perché il campo elettrico vicinissimo è uguale al valore locale di sigma diviso epsilon. Dove questo è alto? Questo è alto. Quindi qua la sigma è molto più alto di qua. È molto più alto nella misura in cui questo raggio è molto più piccolo di questo, si intende quella parola molto, no? Quindi se le due sfere avessero lo stesso raggio, allora la densità di carica sarebbe uguale. Se questa sfera è molto piccola, allora la densità di carica sarà corrispondentemente molto grande e quindi il campo elettrico qua molto grande. Quindi il campo elettrico in questo punto molto vicino alla superficie, se volete un punto sulla superficie, così togliamo sta parola del vicinissimo a, il campo elettrico in questo punto della superficie è molto più grande del campo elettrico qui. Qui è molto più grande. 190 gradi, eh? 190 gradi. D'accordo? Quindi dove si ha più rischio di avere scintille? Dove ci sono le punte. D'accordo? Poi magari questo pomeriggio faccio qualche commento sulle scintille, ma adesso no. Il campo elettrico è più intenso dove ci sono punte. Quindi se voi avvicinate la mano, è là che ci potrebbe essere la scarica verso la vostra mano, si forma la scintilla. Okay. Quindi quando voi avete un pezzo di metallo e state mettendo sopra un sacco di carica, state creando un campo elettrico. Volete che questo pezzo di metallo sia il più liscio possibile, perché se ci sono delle punte, il campo elettrico sulla punta diventa molto forte, talmente forte che se voi avvicinate, non, senza toccare, semplicemente avvicinate un oggetto alla vostra mano, ci potrebbe scoccare una scintilla. Ma questo è un fenomeno complesso che magari dico qualcosa come. Che ore sono? Che forse non ho impostato l'orologio. Supponete che questo sia un pezzo di rame e qua c'è una caverna. E questo è il rame. Ok? Supponete che qua ci sia una carica. Mettete voi una carica, che so, mettiamo un valore tipo, non so, più 5 microcoulomb, ok? D'accordo? Allora, questa carica qua, all'interno del rame,